Siamo riscaldati? Allora, benvenuti al Premio Solidarietà 2023. E siccome oggi è anche la giornata internazionale dell'arte, e perché no, meglio festeggiarlo in questo meraviglioso giorno, in questo qui, in questa sala d'arte, dell'arte sanitaria e l'arte che si abbina alla scienza, proprio per farci sua espressione importante. Un applauso a tutti voi e all'Accademia dell'Arte Sanitaria, qui rappresentata dal dottor Giuseppe Marcella, segretario generale, e per l'organizzazione diretta in primis dal dottor Gennaro Ruggiero, presidente del CICS, e dagli enti che hanno concesso il patrocinio e collaborato. Un applauso ed ecco, grazie a tutti i patrocini, l'associazione Help at First Aid Famiglie e Minori, la Fondazione Amore per la Vita, l'Istituto per la Cultura Italiana, ENAC, Ente Nazionale Attività Culturali, il World Literary Forum for Peace and Human Rights, LUPES, Università Popolare Ensi Sport, Area Cultura, il Centro Studi Parlamentari, il Maurice Cereghini Institute Serele, il giornale 924, Roma Giornale Sera, tg5.com e Mela.tv. Un applauso! E prima di dare l'inizio a questa bella, bellissima cerimonia, invito qui il dottor Giuseppe Marcella. Vogliamo i saluti del dottor Giuseppe. Ecco a lei la parola. Sì, leggermente più lontano, così si sente meglio. Buongiorno o buon pomeriggio, sarebbe meglio. Benvenuti in questa 600esca sala, 1665. Quindi è un tuffo nel passato, ma noi siamo giovani, non ce lo possiamo permettere. Era un ospedaletto, adesso è invece la sede dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria. Lì c'è un museo, qui vedete dei quadri, stampe colorate, dei quadri alle pareti. E noi siamo un po' i depositari dell'arte sanitaria. Diciamo che questa è la casa di tutti i medici, no? Ma non solo, perché per poter sopravvivere, sapete che chi fa cultura, no? Mangia di sotto la verdura. Abbiamo e dobbiamo affittare questa sala e quindi anche noi, vedi come si sente meglio a questa sala? Sì, ora me lo ricordo più lontano possibile. Grazie, grazie alla vostra presenza e spero che possiate divertirvi con i nostri ospiti. Arrivederci. Grazie a lei, dottor Giuseppe Marcella. E adesso invito qui, perché no, il presidente del premio, Premio Solidarietà, il presidente del CICS. Un applauso. E adesso lascio la parola al presidente, che non si vuole far mai vedere, ma adesso lo abbiamo sequestrato. A te la parola. Una sola però. No, io sinceramente... Di più. Sinceramente è da un po' che non sono più interessato a farmi vedere troppo, invece di stare dentro le quinte, organizzare e cercare di fare del mio meglio per contribuire all'attività sociale, alla solidarietà, forse perché sono invecchiato sicuramente, sono vecchio, allora mi sto dedicando a ciò, non ridere Giovanni, il mio gran maestro che ride lì, non ridere, e così, dai, si è stanchi e quindi c'è l'esperienza e si rende conto che bisogna dedicarsi agli altri e da qualche anno lo sto facendo intensamente, prima lo facevo un po' più sporadicamente, adesso invece sto cercando di farlo più spesso e abbiamo tutti bisogno e hanno tutti bisogno di solidarietà, dobbiamo stare vicini alle persone più deboli, più bisognose, se noi abbiamo qualche cosa in più dobbiamo cercarlo di dare,
dobbiamo darlo, e qui ho tanti amici che mi sono collegato per farli premiare stasera con la commissione, perché ritengo che sono delle persone che veramente danno tanto e continuano a farlo senza nessun interesse diverso da quello che è star bene con il cuore, star bene con l'anima. E sembra sempre che tutto quello che si fa è come se non si fosse fatto niente. Cioè, ma io cosa ho fatto? Non ho fatto, alla fine non ho fatto niente, perché c'è tantissimo da fare. Ci sono tanti bambini che soffrono, tante persone anziane, che bisognose, che diciamo la verità, lo Stato non sta così veramente vicino a queste persone. Se non fosse perché noi, io dico con orgoglio, noi italiani siamo considerati i migliori al mondo per la solidarietà, per l'impegno sociale, e molte persone morirebbero, molte persone soffrirebbero ancora di più. Io vi ringrazio, non ho voluto fare una cosa molto datata di tanta gente, ma proprio avere quelle persone giuste e per dimostrare fra di voi e con noi quello che siamo in grado di fare e quello che possiamo ancora fare. Grazie. Grazie a te, Gennaro Ruggero, per le meravigliose parole, ma non solo, per la sua grande sensibilità su tutto, anche ultimamente anche sulla cultura. E un applauso nuovamente. E grazie anche sempre al CIX per l'aperitivo offerto, quindi non scordiamoci questo aperitivo. Adesso passiamo alla premiazione. Invito qui la dottoressa Lilia Adrian Azevedo, psicologa, psicoterapeuta familiare, consulente del Consolato Generale del Brasile a Roma. Da sempre impegnata per la difesa dei diritti dei minori, in particolare per favorire il rientro del minore allontanato dalla famiglia. In poche parole, ci spieghi meglio lei di cosa si occupa più esattamente, della sua grande sensibilità. Buonasera a tutti, grazie per questo invito, questa opportunità, sono molto onorata. Allora, il mio lavoro è aiuto gli avvocati a recuperare i bambini allontanati dalla casa familiare. Questo è il lavoro che faccio, diciamo, la maggior parte del tempo, e anche seguo la comunità mia brasiliana in quanto psicologa. E è un lavoro che mi appassiona, è un lavoro che anche stancante per la quantità di ingiustizia che si deve affrontare, però è un lavoro che risponde alla difesa dei diritti fondamentali, e per chi ci tiene è questa la strada. Grazie. Grazie a lei. Adesso la portata dalla vice dalla presidente dell'associazione Help Minori. Eccolo qui il premio. Questa è la pergamena con cui da tecnico ti merito e ti premio al merito per quello che abbiamo fatto a tutti i minori strappati fuori famiglia. Grazie, grazie ancora. Scusate, ho dimenticato una cosa, mi devi perdonare. Andrea Alberti, ho dimenticato di te. No, prima di tutto voglio ringraziare per la splendida collaborazione a questo evento di Antonella Alberti, che tutti conosciamo sicuramente, è autrice del libro Vite strappate, dagli anni 70 ad oggi, e che era presidente della prima associazione che ha collaborato e ha patrocinato questo evento. Che è diventata selezionare. Scusa, ha presieduto la commissione Antonella, scusa, mi sono dimenticato, è la vecchiaia, non c'è niente da fare.
perdonate. Allora, dobbiamo avere paura? No, allora, in un colpo... Si ricordi che mi doveva premiare lei, Presidente? Arriva. Un applauso ancora! E adesso sì che invito il Presidente, vicino a me, a premiare un altro Presidente di grande spessore, ma veramente. E adesso capiamo anche il perché il Presidente di questa meravigliosa associazione per minori, per famiglie e minori. Ed ecco, lei è la dottoressa Antonella Betti, autrice del libro Vite strappate dagli anni 70 ad oggi, ed eccolo qui, e fervente difensore dell'infanzia rubata con gli allontanamenti coatti che mettono in atto personaggi scellerati per vendere bambini sotto forma di affitto. Bene, dottoressa, non posso altro che lasciare le parole a lei. Allora, innanzitutto grazie a Gennaro, a te e a tutte le persone che hanno portato ancora più in alto la voce. Io oggi porto anche un saluto della senatrice Binetti, anche la premiata, ma si sta riprendendo, non sta molto bene, mando un saluto. Vincere la Rosa d'Oro con questo premio, cioè di grande riconoscimento, ma anche il premio Solidarietà, sono molto contenta perché si sta capendo, il territorio sta capendo quello che gli ammortizzatori sociali fanno costantemente in silenzio. Ci sono quasi 1.500 minori allontanati fuori famiglia ancora oggi e io non mi fermo qua, continuo a battere il sistema. Questo perché? Perché bisogna avere coraggio. Io, la dottoressa Azevedo, l'avvocato Miranda che è qua presente, ma soprattutto la mia cara amica Valeria Luigi Burani, mamma coraggio di Bibiano, ne sappiamo qualcosa. Chi ha coraggio va una volta sola, chi non ha coraggio resta accodato. Ed è questa la sottile differenza. Questo è un libro che ha fatto la storia, voluto dalla senatrice e implementato con un riconoscimento di più alta violazione dei diritti umani, perché io mi sono messa in gioco a 360 gradi e quando mi hanno detto che volevano premiarmi, lo voglio confermare, dico: che cosa state dicendo? Perché sinceramente io sono abituata a lavorare dietro le quinte. Ma questo è un premio che io dedico a tutti quanti voi, alle persone che si affacciano alla mia associazione, alle persone che vengono nella nostra trasmissione che andrà presto in onda. Diamo voce a chi voce non ce l'ha, e questo è un premio che io dedico a tutti, a mio padre lassù, a mio compagno, a mia mamma e a mia figlia, ma a tutti voi, perché continuerò a darvi voce. Grazie mille e grazie ancora a tutti. Grazie a lei, dottoressa, una grande persona e grandissima persona soprattutto del coraggio e della grande sensibilità. E non solo, mi sento onorata perché lei mi ha voluta come vicepresidente per il sociale. Cosa posso dire? Il merito è tutto suo. Io solamente ascolterò e cerco di imparare e là dove c'è il bisogno farò tutto il possibile di esserci. Io sì, ti ho scelto come vicepresidente ed abbiamo votato all'interno del consiglio direttivo perché credo che lei poteva essere lungimirante guidando sociale e cultura insieme, perché senza cultura non ci può essere cambiamento sociale. Sì, è proprio così, e la dottoressa sa qualcosa di più. Un applauso ancora! Grazie! E adesso invito qui la signora Valeria Bicci, madre coraggio di Bibiano. Già dicendo madre coraggio di Bibiano, abbiamo in pratica introdotto una tragica storia che ha macchiato l'Italia qualche anno fa. Ebbene, io lascio le parole a lei che ci spieghi meglio cosa è accaduto e quale è il suo ruolo esattamente in tutta questa storia. Grazie a tutti i presenti, grazie ad Antonella, amica di Antonella Betti, amica di tante battaglie.
E che dire, io mi sono trovata in questo turbine di questo servizio sociale malato, che era la punta di un iceberg, di qualcosa di molto grande che c'è ancora in giro e che sta facendo un sacco di danni. Mi sono trovata, mio malgrado, in questa situazione dopo aver subito l'omicidio del mio adorato compagno per futili motivi, mentre aiutavo un amico a fare un trasloco. E dopo un po' di tempo hanno pensato che io fossi in una condizione sufficientemente fragile, con un papà anche gravemente inabile, perché era già diventato cieco, un vecchio partigiano anche importante della zona della Valdenza. Hanno pensato bene che potesse essere il momento giusto per provare a sottrarmi a una figlia molto bella che oggi è qua in sala, che sta per compiere 18 anni a giugno, e non si sono resi conto di trovarsi di fronte a una tigre, per fortuna con un livello culturale alto, perché sono consulente in sessuologia e esperta in medicine non convenzionali, in naturopatia e fitoterapia professionale applicata, e avendo collaborazioni con amici psichiatri sono riuscita a muso duro a far fronte a un servizio che aveva promesso letteralmente mia figlia a qualcuno. E lì, nel momento in cui sono riuscita a vincere questa cosa, ho il rosario qui di Medjugorje, perché è stata una tappa importante per trovare la forza e andare avanti nei momenti difficili. Lì, quando ho risolto la situazione personale, sono buttata a capofitto per cercare di aiutare tutte le altre famiglie che erano nei guai e a portare un po' alle luci della ribalta questa situazione terribile, che però è ancora diffusa, e Antonella lo sa molto bene questo. Grazie. Grazie a te. Vieni qua. Premia sempre la dottoressa Antonella. Questo è il premio di solidarietà 2023 alla mamma Coraggio, che ha scoperchiato con me da Lazio, e a lei in Emilia Romagna. Nessuno tocchi i bambini sono sicuri. Stavo dimenticando del premio, perché non sono abituata a ricevere queste cose. Io cerco di fare le cose a testa bassa e andare avanti. Grazie. Grazie a te. E adesso continuiamo con l'ambasciatore. C'è Colò? Scusate, ecco, ci siamo. Adesso invito l'ambasciatore dottor Mario Francesco Ioccolo, diplomatico. L'impegno internazionale, in particolare nei paesi del terzo mondo, con opere concrete oltre che diplomatiche, fanno dell'ambasciatore dottor Mario Francesco Ioccolo un uomo di grande spessore morale e meritevole di ogni considerazione. E oltre al suo impegno di solidarietà, ci vuole spiegare qualche informazione in più, cosa sta succedendo con la pace nel mondo, con la guerra, tutte queste assemblee, istituzioni? Grazie. Grazie a tutti voi. Probabilmente dovremmo parlare un po' per giorni, quindi geopolitica, un po' impegnativa la geopolitica, non è per tutti, anche se sui social ne parlano tutti, ma pochi capiscono cosa accade. So che è in atto un grande cambiamento a livello globale. Direi preoccupante, instabilità, ormai ci sono focolai di guerre in tutte le latitudini, quindi la situazione non è semplice, e si perde di vista quello che è veramente il sociale, si perde di vista l'interesse del popolo oramai. Io, vedete, ho una grande esperienza di Africa, dove ho visto la gente veramente morire per la fame, morire per le malattie, quelle vere,
però dico sempre, l'altro giorno facevo la battuta, guardate che la Nigeria ha bruciato in piazza 300.000 dosi di vaccino perché erano scadute da 2 giorni, quindi non sono loro, mentre quando si parla di Africa e di paesi in via di sviluppo si tende sempre a pensare che ci sia, no, io le stesse cose adesso le vedo nelle nostre stazioni. Qualche giorno fa, probabilmente di fare questo, racconto un episodio. E io prima di essere un ambasciatore sono un operaio del Signore, nella vigna del Signore, quindi sono un cristiano con dei valori e la fratellanza, la solidarietà e l'aiuto a chi è meno fortunato. Quindi l'altro giorno ho pubblicato questa foto di quest'uomo che dormiva nei cartoni alla stazione di Padova, alle 5 del mattino c'erano 4 gradi. E ho fatto questa foto poi naturalmente io al mattino prima di prendere il caffè quando sono in stazione, prima faccio l'esposizione per i poveri che sono fuori per il caffè per la loro colazione, dopo lo prendo io, perché credo che sia giusto così, io sono più fortunato di loro. Però pubblicate questa foto dicendo che la vostra accoglienza è questa, cioè facciamo arrivare la gente in questo paese per poi farli stare in questa condizione nei cartoni. Nel loro paese una capanna ce l'hanno, 4 mogli qui li hanno, ve lo assicuro, nessuno vive per strada in Africa, nessuno vive per strada, 4 mogli li hanno tutti, magari non sono reggi, ma 4 mogli li hanno. Allora ho pubblicato questa foto e qualcuno con le bandiere rosse mi scrive, perché io ho detto cosa fate per questi, è possibile che questa sia la condizione, e qualcuno tra i 5.000 scrive vorrei sapere cosa fa lei per questi poveri. Guardi, forse lei ha sbagliato proprio persona, perché poi ho visto da dov'era, nella sua zona mi pare che ho dato a mangiare 4.000 famiglie questo Natale, quindi vado a questa associazione e chieda chi ha mandato i soldi, miei, non dell'ambasciata, miei, chiaro, e altre migliaia di famiglie che aiuto ogni giorno. Poi chiaramente ho detto se vuole a casa mia il fine settimana passare i poveri a prendere la spesa e qualcuno siede alla mia tavola. Quindi le sue bandiere rosse, mi dica cosa fa lei, non quello che faccio io, quello che faccio io lo so. Quindi cominciamo a guardare, questa mattina facevo una considerazione in treno con delle persone dove sono andato a ritirare questo premio e dico, noi siamo poco meno di 60 milioni, se ogni mattina il 30% donasse 1 euro, avremmo 18 milioni al giorno da destinare ai poveri. E 1 euro al giorno lo spendiamo di cosa? Neanche un caffè ci compra. Quindi noi abbiamo la povertà in casa, noi oggi abbiamo ancora più povertà, però vedo la gente agitata ad inviare armi, a provocare morte quando abbiamo bisogno di mantenere la vita. Stiamo perdendo le nostre radici, stiamo perdendo tutto quello che eravamo, ci stiamo trasformando in qualcos'altro che io non riconosco più. Francamente ogni tanto dico quasi quasi mi ritorno in Africa e sto là, perché mi pare che la si sta ancora meglio. Quindi, oppure in America Centrale, quindi ci sono delle, ancora delle sacche che resiste un po' di, diciamo, diversa democrazia, chiamiamola così, una democrazia diversa. Io vi ringrazio, vorrei avervi tediato, vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a te, dottor Mario Francesco Ioppolo, ambasciatore, grazie per la sua sensibilità e la sua grandezza. Grazie. E adesso la senatrice Paola Binetti Giac, parlamentare medico docente universitario. Un applauso a lei. Purtroppo oggi non c'è in sala perché sta in ospedale ed è nota per l'impegno per la famiglia e per i bambini. E quindi ritira il premio la dottoressa Antonella Lupa. Betty. Allora io parto un saluto della senatrice Binetti che ci ha tenuto a mandare un solo messaggio. Senza il suo coraggio in Parlamento non si scopriva nulla. Fu una pioniera che, anzi, diciamo che ha condotto la nave anche per me, che non ero inconsapevole di quello che stesse facendo. È una guerriera anche in questo momento che sta combattendo. E mi ha detto porta alta la bandiera dei bambini strappati e dei diritti umani violati. Lo ritiro io, manda un saluto veramente affettuoso a tutti, pronta ancora a combattere. Grazie Antonella.
Grazie Paola Binetti. E ora dottor Giovanni Cannata, imprenditore immobiliare. Un imprenditore nel settore immobiliare di lungo corso, da sempre impegnato nella sua Napoli ed oltre ad aiutare giovani e persone bisognose, senza mai girarsi dall'altra parte, e insomma, lei dottore, cosa vuol dire senza mai girarsi dall'altra parte, oltre le sue battaglie? Innanzitutto oggi voglio ringraziare le persone che mi hanno anticipato per le attività che svolgono tutti i giorni, dalla dottoressa al psicologa per i bambini, per la madre di Bibiano, per l'ambasciatore, e tante altre associazioni che tutti i giorni lavorano affinché i bambini, le persone stiano meglio. Bene, tutto nasce dal fatto che se ognuno di noi ha la consapevolezza, come sottoscritto, di essere e di far parte di quella piccola percentuale mondiale, parlo di essere fortunato, ma fortunato non parlo di ricchezza, parlo delle cose basilari, parlo della salute, parlo del cibo, parlo della famiglia, dei figli sani. Già se tu hai questa consapevolezza e cominci a guardare le altre persone, i meno fortunati, con rispetto. E da lì nasce la molla ed è diventata poi, tra le altre cose, una mia missione di vita, quella di stare vicino alle categorie più deboli. Io ammiro molto quelle persone che vanno negli ospedali ad curare quelle persone che non stanno bene, ammiro molto quelle persone che vanno nelle mense a servire le mense ai poveri. Sono delle attività che io stesso a volte cerco di fare e non ci riesco per il troppo lavoro. E a volte dico, ci sono dei gesti importanti da fare, ma ci sono altri gesti che sono non di meno importanza. Magari dare una parola di conforto a una persona che è in difficoltà, dare un consiglio, fargli vedere un'altra prospettiva rispetto a quella che lui ha oggi, dargli un sorriso, sono cose che a noi non ci costano niente, ma vi posso garantire che chi le riceve, anche una persona che non sta bene di salute, gli fa tanto bene e gli diamo la possibilità a quella persona di andare avanti. Ecco, io non mi voglio dilungare perché sarebbe inopportuno rispetto a queste eccellenze che oggi ho visto, e una parola per chiudere, vogliamoci bene, il bene, l'amore, la forza dei nostri animi, è la cosa più bella che può esistere. Grazie. Grazie a lei. Ecco qui il premio, fatto diritto. Grazie, dottor Giovanni Cannata. E non solo, appunto, come diceva, nel mondo non è importante solamente la donazione in senso economico, ma anche la presenza di una persona. È molto importante che le persone ci si avvicinano tra di loro e che tra le persone esistano un rapporto di comunicazione, perché se si perde la comunicazione si perde un po' anche la sensibilità. Quindi un applauso ancora a Giovanni Cannata. E ora invito qui l'artista Gisela Lopez Montilla a riscaldarci e a omaggiarci con la sua spettacolare e meravigliosa musica. Canterà Madrigal e un rapito. Che bueno! Allora ascoltiamo Gisela Lopez Montilla. Un applauso. Sì.
Grazie mille, maestro. Dedicato a tutte le persone presenti qua in sala, oltre alle donne che hanno dato vita alla vita e a tutte le persone che fanno tutta tanto con l'ultimo mio invito dentro di me. Thank you.
con il permesso mi metto gli occhiali qua perché la luce è bellissima. E io sono una poetessa dell'amore, della pace, della solidarietà e soprattutto il dare speranza, ma in quest'ultimo periodo tutto sta cambiando e ci vogliono far sentire e pensare che è tutto normale. E lei nasce da questo sentimento. È quel che io ho sentito. Sto sentendo in questo periodo. Sì? Dietro, grazie. Il maestro sta sistemando. Sì. Ok, perfetto. Qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato, è successo qualcosa. Quando abbiamo iniziato ad accettare che tutto fosse normale, la bellezza si è trasformata in qualcos'altro, ha cambiato la sua forma, il suo concetto e la sua essenza, si è spezzata in mille sensi. Quello che guardavi con ammirazione perché non riuscivi a capire come mai fosse così grande, incomprensibile per il suo impatto creativo, perché andava oltre un semplice colore, suono, forma, si è perso. Quando abbiamo iniziato ad accettare che la musica è un rumore e non un suono, quando abbiamo iniziato ad accettare che il pennello si tramutasse cercando un'altra via, così come l'architettura racchiusa tra quattro mura. La retina dell'anima ha mutato la sua spiritualità astrale, magica, surreale. Qualcosa è cambiato. Senza che ce ne accorgessimo, la carne è diventata un oggetto, non da amare, da guidare, da rispettare. Un oggetto semplice, un numero, un codice. Qualcosa è cambiato. Quando abbiamo iniziato a vedere tutto nella normalità, la bellezza è il mondo. Non perché sia morta, ma perché il cancro del momento divino se ne è andato con dolore, perché la luce del cuore ha perso la sua luminosità e non può vedere l'assenza. I racconti di Ada si sono trasformati in soldati di sangue, di guerra, in lotta continua, per vedere chi supera un ostacolo, non importa chi venga calpestato. La poesia si è addormentata in mille frasi, disorientata, senza ritmi d'amore. Il valore delle cose è andato in viaggio con un sacco sulle spalle, pieno di inganni, tradimento e mancanza di umanità. Sta cercando di nascondersi da qualche parte del mondo, in modo che non continuino a ferire il suo cuore. La ragione è su una sedia a rotelle, perché non può più camminare. Aspetta che qualcuno la spinga perché nella risa ha perso le gambe. Qualcosa è cambiato quando abbiamo iniziato ad accettare che tutto fosse normale. La bellezza è ricoperta da un mantello incolore e opaco. Il suo cuore è stato rubato, ora non può sentire. È un zombie che cammina e trascina i piedi, battuta giorno a giorno con suo stato naturale. Qualcosa è cambiato quando abbiamo iniziato ad accettare che tutto sia normale. Poesia abbraccia la bellezza, il suo suono, il colore, crea ancora una volta un dipinto che riempie di illusioni. La libertà si alza in ala e urla, canta, balla, sogna e prega. Grazie mille. Grazie. Grazie Gisella, meravigliosa riflessione. Io ci pensavo, mentre lei, vieni qui. Un applauso ancora, grandissima artista che ha portato qui in questa sala una sua riflessione bellissima.
da quello che ho sentito, parla proprio del valore umano e non solo, il concetto dell'amore che si è perso. Non dico altro. Un applauso ancora. Grazie Gisella. Grazie. Ora continuiamo con la premiazione. Appuntato Piero Carpentieri, graduato Guardia di Finanza. Oserei dire figlio d'arte nel senso dell'impegno sociale e solidale, partendo da suo nonno Primo Carpentieri, eroe di guerra di grande umanità verso il prossimo, e qui suo nipote continua con un grande impegno sociale quotidiano. Piero Carpentieri! Mi dica, quanto è importante per lei il concetto di aiutare il prossimo? Allora, aiutare il prossimo è qualcosa di talmente semplice, umano, caritatevole. Cioè, aiutare che significa? Che rientri, tanto la persona che sta di fronte non ti chiede niente. Al limite dà solo un sorriso e un grazie. Però non è facile, perché delle persone, ci sono tante persone che stanno in stazione. Io per esempio sto con un'associazione, si chiama Roma Amor, da tanti anni, sette anni credo, che noi diamo i pasti ai senza tetto, in stazione Autoscolana, Firenze, San Pietro. La situazione non è bella, veramente non è bella, però uno cerca di fare qualcosa. Grazie a lei, grandissimo, un applauso ancora e soprattutto oltre le parole bellissime che tutti possiamo dire, sono bellissime le iniziative, i gesti che fanno tutte le persone, anche le associazioni. Condivido con lui la stessa cosa, che forse non è mai abbastanza per descrivere cosa si prova in quel momento quando regali una donazione, anche la più piccola, e vedere quella persona davanti a te che proprio brillano gli occhi, brillano. Io ho avuto questa esperienza giorni fa, che abbiamo fatto insieme all'Accademia d'Arte Sanitaria e la Fondazione Amore per la Vita, abbiamo distribuito come copia omaggio ai libri di fiabe ai bambini, e mi sono trovata lì davanti e vedevo questo bambino che saltava dalla gioia. Io cosa posso dire? Non mi serve più niente. Quindi grazie a tutte le persone che vogliono donare semplicemente un sorriso, e per donare un sorriso non costa tanto, anche perché ne spendiamo magari tanti soldi per cose che veramente non sono necessarie, o addirittura li possiamo anche perdere. Ma quello che abbiamo conquistato il mondo è veramente, sono queste le belle cose, poter donare veramente un sorriso a tutte le persone che hanno bisogno. Quindi grazie ancora e un applauso a questo meraviglioso. È stato il merito e il premio Solidarietà 2023, e spezzo una lancia a tutte le forze dell'ordine che costantemente fanno quadrato con me, Presidente, che anzi gli rompo le scatole anche alla vigilia di Natale se serve. Quindi grazie, perché l'umanità che alcuni di voi hanno possono fare la differenza. Grazie mille e complimenti per il suo premio. Grazie, grazie anche alla dottoressa Antonella Betti, che oltre a darmi una mano è anche esperta di questi settori. Grazie, un applauso ancora a tutti voi e all'Accademia Sanitaria per averci ospitato. E adesso invito qui accanto a me il dottor Alvaro Corigliano, medico ortopedico, un grande medico che ha fatto del giuramento di Ippocrate una ragione di vita, spesso, anzi molto spesso, mette al servizio di persone disagiate e bisognose la sua professionalità, curando gratuitamente. E questa
cosa, non è da tutti. Autore di un libro dove si evince il suo impegno per il prossimo. Ed ecco qui il libro. Un applauso al dottor Alvaro Polignano per il suo libro La vita è bella anche quando è in salita. Ho avuto l'onore di leggerlo e devo dire, invito anzi chiunque a leggere, a comprare questo meraviglioso libro, e anche perché a ogni pagina mi ha fatto piangere. Quindi il dottore non è bravo solo a essere un dottore, sia esperto ma sia anche come cuore, ma è esperto anche come scrittore, quindi applauso ancora. Ed ecco perché ci tenevo tanto, e non solo, chiunque compra questo meraviglioso libro, lui ha deciso che tutti i soldi che si ricava dalla vendita di questo libro sarà donato, e adesso ce lo spiegherà il dottor Alvaro. Grazie. Grazie a lei, signoria, grazie a lei, grazie a tutti. Ma sono un pochino emozionato, non sono abituato a stare a parlare in pubblico per il mio lavoro che faccio, per il mio lavoro della mia professione. Devo dire che sì, io da quando ero studente ho dovuto lavorare per potermi laureare, lavoravo, studiavo, quindi conosco cos'è la sofferenza, cos'è. Sono stato fortunato a concludere gli studi in tempo e lavoro in fondazione da 42 anni, quindi avevo 25 anni quando ho cominciato a lavorare. Ancora ci sono. Quest'anno, a dire il vero, sono andato in pensione, ma lì hanno voluto che io, mi hanno fatto un contratto per proseguire sia con l'attività, cioè che svolgevo prima di primario, reparto di scoliosi e patologie vertebrali. Io sono un ortopedico che ha dedicato la propria vita alla colonna vertebrale, in particolare quella dei bambini, quindi con i busti, i gessi, queste cose qui. E ho avuto modo di conoscere tante famiglie, tanta gente bisognosa, che ho sempre avuto l'onore e il piacere di poter aiutare. L'amico Gennaro mi conosce da tanto tempo. Io lo dico perché la realtà, devo dirlo, sono in un ambiente di cose sociali. Io tutti i lunedì sera, quando finisco l'ambulatorio, dalle 7 in poi faccio visite gratuite per il povero, quelli che non possono, sempre. Non ho mai preso 10 lire né un povero né un incappato. Dico perché è la realtà, questo non posso dire delle bugie, questa è la realtà. Il lavoro del medico è una missione e purtroppo molti di noi lo hanno dimenticato. Sono mediato da Dio denaro. Il denaro è... Non arricchisce, con un sorriso che arricchisce molto di più. Ho avuto la fortuna di conoscere Marius, questo ragazzo di questo libro, nel 98. Lui, pensare un po', dopo varie vicissitudini, proveniva dalla Romania con una distrofia muscolare su una carrozzina piegata così, era riuscito ad arrivare al posto giusto a Careggi. La professor Falconi, che era il primario di questo tipo di patologia, il quale era con la dottoressa Vizzi, che era la neurologa mia della cosa, si sono guardati, questo avevo permesso di 3 mesi, era venuto lì con la speranza di potersi curare, mi sono guardati 3 mesi, che facciamo questo qua? Mi ha scritto una lettera, diceva è da Corigliano, allora Corigliano si occupa, sono io, si occupa di colonne vertebrali, ma non di problemi neurologici come aveva Marius. Questo ha cominciato a telefonarmi, dice devo venire, ma dico scusi, che problemi hai? C'è un problema, ho una distrofia. Ma io non mi occupo di distrofia, c'è un errore, c'è un qualcosa. Dico, ne parlo un attimino con la neurologa, forse la mia collega, dico telefonami domani, ne parlo con la dottoressa Pizzi, purtroppo è alla mia età, non c'è più, morta 4 anni fa. E mi dice, ma sai, c'ero io, non sapevamo come fare a mandarlo via, e digli che non puoi fare nulla, c'è un permesso di 3 mesi, che possiamo fare? Insomma, io mi rabbia, la tratto male, diciamo che sono andato a quel paese, mi telefona ancora Marius, dico guarda, devi tornare da lui perché questa no, io voglio venire a incontrarlo, voglio trovarla, e questo ragazzo mi si presenta e mi dice, dottore la prego, non mi mandi via, lei è la mia unica speranza, non ho perso una vita per venire fuori da questa struttura. Lui aveva perso il padre per la sua malattia e la madre l'aveva buttato fuori di casa, 26 anni aveva Marius, per cui lui ha pianto 3 volte, e quella volta lì gli scendevano le lacrime. Io, insomma, la mia vita mi ha portato ad avere delle sofferenze
gli ho detto: guarda, ti aiuto, non so come fare, ma ti aiuterò, perché non è vero. E da quel momento Maris ha fatto parte della mia famiglia. La mia figlia, per la legge italiana, era la sua tutrice, ed è stato il mio quarto figlio fino al 2010, quando purtroppo è morto, perché sono malattia, è vissuto anche troppo. Questa collanina ha voluto mettere tra lui un mese prima di morire al mio collo, c'è il suo segno zodiacale, e mi disse: devi tenerla, così sarò sempre con te. E io dissi: ma adesso mi sta creando un problema, io non ho mai avuto un collo, una collana, mi dà noia. No, devi tenerla. Ecco, io questa collana l'ho dovuta togliere solo una volta quando ho dovuto fare una risonanza magnetica, perché e basta, poi l'ho sempre tenuta. Sì, una storia molto allucinante quella lì. L'ho presentato, quel libro lì è un libro scritto a quattro mani, perché lo stavamo scrivendo insieme perché volevamo fare della beneficenza. E poi l'ho terminato io. È un libro commovente, è un libro che io non ho dato alle case per la pubblicazione, perché ha vinto il Fiorino d'Argento a Palazzo Vecchio, ex aequo, su 408 concorrenti. Non l'ho voluto dare perché ti danno il 5%, io volevo avere tutto l'introito, e quello che faccio è che do in beneficenza. Ora l'ho dato agli ultimi 410 euro ad un bambino della Moldavia con una famiglia di 7 figli, e mi faccio lasciare uno scritto, dice che non è regolare questa cosa qui, poi appunto aspetto che mi vengano a contestare qualcosa. Io vi ringrazio, sono emozionato, mi avete fatto parte di emozione. Anche noi nella sala, perché è così importante donare un sorriso, donare, tendere la mano al prossimo. Quindi credo che ci ha emozionato lui, di grande persona e di grandi cose che fa. Un applauso di nuovo. Prima di dal professore, meno male che non è che è difficile parlare in pubblico, complimenti. E meno male che è difficile parlare in pubblico, complimenti. No, io in pubblico sono abituato a questo, in questa occasione, che sinceramente, poi quando parlo di Mario mi dispiace, ma mi emoziono. Per me era un figliolo, quindi. La sua emozione ha detto tutto. Un applauso ancora. Credo che il vero Dio siamo noi, e gli angeli esistono, e chi sarebbero gli angeli se non fossero queste meravigliose persone, anche oggi, che i premiati di oggi, come abbiamo potuto ascoltare, ci sono alcuni angeli che semplicemente vivono qui sulla terra. Quindi chiunque possiamo essere un angelo per il prossimo. Un applauso ancora. E ora invito qui, se c'è, sì, l'avvocato Mirasi. Ok, allora la regia ci dice che dobbiamo passare un attimino avanti. Eccolo qui. Invito qui vicino a me e accanto a voi l'avvocato Francesco Miraglia. Semplicemente lo chiamo l'avvocato dei bambini. Leggo una recensione che dice tutto. Avvocato dei bambini e genitori, sofferente, competente, professionale, sincero, disponibile, di cuore buono e umile, sempre pronto a esserci per il dolore altrui. E ha soccorso momenti senza speranza, ha mostrato compassione verso ed insomma è con lui l'avvocato in persona che ha seguito tutti e ha seguito anche i casi personalmente. Quindi lascio a lui la parola di dire qualcosa in più. Grazie.
Intanto vi ringrazio, gli organizzatori, voi. Io mi sento orgoglioso di essere qui con voi, perché solo noi e altri che riusciamo a sensibilizzare possiamo cambiare, far cambiare, perché il cambiamento culturale arriva dal basso. Ed io mi sono sempre prodigato per dare voce a chi non ce l'aveva, a chi non ce l'ha, soprattutto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro, come diceva Antonella, ma sono anche quelli che non hanno diritti e tante volte vengono allontanati senza motivo. Tenete conto che ci sono più di 50.000 bambini che vengono allontanati, che sono allontanati o comunque che sono affidati ai servizi sociali. Come diceva la mamma Coraggio di Bibbiano, Bibbiano purtroppo è la punta dell'iceberg. Io orgogliosamente sono stato considerato, vengo considerato il grande accusatore di Bibbiano, del sistema Bibbiano, come se mi dovessi vergognare di aver denunciato molti allontanamenti illeciti. Devo dire anche questo, ne sto pagando anche le conseguenze per avermi esposto in prima persona. Ma come ho detto prima, sono orgoglioso di averlo fatto e di continuare a farlo, perché mi piace dare voce a chi non ce l'ha. Grazie. Grazie. Allora, io ti consegno il premio Solidarietà 2023 e il testato di merito, perché insieme abbiamo scheggiato il sistema. Sei un grande combattente e meritavi questa onorificenza. Onore a te, avvocato dei bambini. Grazie. Invito a me la regista, attrice, dottoressa Donatella Cotesta, presidente dell'Associazione Antiviolenza. Ed è così, lei purtroppo non poteva essere in questo giorno, ma c'è qui con noi la sua figlia, Rossana Pissano, e Marco Dall'Oco, collega e stretto collaboratore di Donatella Cotesta. Un applauso, eccoli qua. Ed ecco che la Donatella, oltre che ha una dolcezza straordinaria e solare e amica di tutti, chiunque chi si avvicina entra subito in empatia. E poi non solo il suo grande impegno per il sociale e per l'arte. Grazie, un applauso ancora. E a voi. Mamma Donatella oggi non può essere qui perché si sta occupando, come sempre, di un altro progetto, sempre nell'ambito comunque sociale, per migliorare questa nostra società, questo nostro mondo. E ringrazio tutti i presenti, il dottor Ruggero, la dottoressa Antonio. E uno dei motivi per i quali appunto non è qui è che questo progetto è stato presentato oggi a Rimini, al Grande Oriente di Nadia. Vi ringrazio immensamente tutti, con rispetto e con amore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti per l'invito e porto i saluti di sua madre, la dottoressa Cotesta. Ho incontrato Donatella, che come giustamente ha detto è di una forza immane, è una persona che sa trascinarti e sa trascinare. Quando ero molto giovane, avevo 18 anni, adesso ne ho 34, quindi più o meno. E niente, vorrei invece proporre a tutti i presenti, grazie, un applauso per tutte le testimonianze che ho avuto modo di sentire fino adesso e che continuerò a sentire. È bello, è rincuorante sapere che ci sono ancora persone che lottano contro un sistema che molte volte, non per cattiveria, diciamo così, ma perché è troppo impegnato, forse danno uno sguardo a chi non viene visto e gli danno una mano soprattutto. Grazie a tutti quanti. Grazie.
Grazie, un applauso ancora. Grazie. Continuiamo con la nostra premiazione. Professoressa Sabrina Fardello, soprano. Professoressa della scuola, scusate, forse è il freddo che mi fa impacciare le parole. Allora, ha fatto della musica del bel canto una delle principali ragioni di vita, ma anche attraverso la musica mette in pratica il suo impegno nel sociale. Eccola qui Sabrina Fardello, eccola! Ed ecco qui che veniamo a sapere che tante persone dell'arte, anche dell'arte, si occupano del sociale, quindi anche le persone dell'arte hanno un grande cuore e quindi si ingrandisce sempre di più la volontà per il sociale. E quanto è importante, dottoressa Sabrina Fardello, la musica? Quanto è importante? Pensa che faccia molto per chi ascolta? Certo, buonasera a tutti. La musica e soprattutto il canto lirico, non perché voglio buttare acqua al mio mulino, ma penso che sia l'anello di congiunzione tra il corpo fisico, l'anima e lo spirito superiore. E io lo provo ogni volta che canto, insieme al mio caro maestro Nicola Franco, che ringrazio. Grazie a te Sabrina, un applauso ancora. La nostra soprana è un po' breve nelle parole, però la sua presenza dice tutto, la sua eleganza che appunto potrete ascoltare anche dopo la sua meravigliosa musica, il canto lirico. Un applauso ancora. Grazie. Ah sì, adesso anche il maestro Nicola Franco, che insieme a Sabrina portano la loro musica senza mai rifiutare e con amore. Conservatorio di Latina Ottorino Respighi e si dedica alla musica insieme. Insomma, il maestro, anche il maestro Nicola Franco, è di poche parole, per cui lo incastriamo adesso e vogliamo sapere di più da te, della grandissima persona che sei con la tua arte. Non solo, spiegaci, ma cosa significa questo conservatorio Ottorino Respighi? Spiegaci un po'. Allora, fin da bambino piccolo la mia insegnante di pianoforte principale mi disse che era importante che il pianista sapesse anche accompagnare altri strumenti, i cantanti, gli strumenti a arco, gli strumenti a fiato, e io giudicavo questa cosa un po' sì, in modo con superbia, perché il mio scopo era quello di diventare un pianista solista, un pianista di, diciamo così, di interpretazione classico, romantico, post-romantico. Beh, cominciai comunque a dare, così, a rendere le parole della mia insegnante non parole vane, e accompagnando cantanti, strumentisti vari del conservatorio. Adesso, dopo il conservatorio, mi trovo in una situazione dove accompagnare i cantanti e i cori è diventato per me di primaria importanza e faccio anche una fonte di guadagno personale. Quindi ecco, sono debolantissimo, sono grato, molto grato e per sempre lo sarò al mio insegnante di pianoforte principale del conservatorio. Grazie, praticamente ci ha detto tutto ed è grande tutte le cose che fa e dirige bene. Grazie e complimenti ancora. E allora, riguardo al sociale, io mi sto interessando di un
un organo appartenuto a Francesco Durante, che è un grande compositore del 1600, conosciuto in tutta Europa. E questo organo necessita di un urgente restauro, per cui è da qualche anno che insieme al maestro facciamo concerti per raccogliere i fondi per il restauro di quest'organo. È un dovere morale dei musicisti, ma di tutti il paese. Questo organo si trova a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, e quindi mi sto dando da fare. Grazie. Grazie a te, siete semplicemente meravigliosi. Foto? Un'altra, un'altra. Grazie a voi Sabrina Pardello e il maestro Nicola Franco. E adesso vi lascio con questi due meravigliosi artisti, la soprana, il soprano Sabrina Pardello e il maestro Nicola Franco al pianoforte. Thank you.
grazie a Sabrina Cordello e il maestro. E un applauso ancora. Invito qui vicino a me il dottor Alessio Iannucci, presidente dell'Ordine Ospedaliere dei Cavalieri Fondazione San Camillo. Alessio Iannucci. Alle persone bisognose e oltre a essere pronto attraverso i suoi canali clericali e oltre per aiutare anche nel campo della medicina e specialmente di chi ne ha bisogno. Un applauso ancora! Dottor Alessio Nucci, perché fa tutto questo? Noi insieme con gli altri cavalieri diamo un piccolo contributo, parafrasando quello che diceva prima l'ambasciatore, siamo frullari della vigna del Signore. E in effetti è dal 99 che facciamo questo tipo di distribuzione alle famiglie che a Roma, molti magari in silenzio, senza troppo clamore, senza troppa pubblicità, anche diciamo, nelle giornate come questa di vento e di pioggia, con il freddo, ci siamo sempre prodigati per le persone con ben meno abiti. Lo stiamo facendo anche tutt'oggi, anche nel periodo del Covid e anche nella diciamo, la distribuzione di prodotti farmaceutici. Ultimamente abbiamo aperto anche un centro di telemedicina, adesso insieme con il Comune di Roma, speriamo, questo è un progetto, un programma, speriamo di portarlo finalmente a termine, visto che proprio qui nell'ospedale del Santo Spirito, sempre con l'ASA, abbiamo provato ad aprire un centro di assistenza per il welfare, quindi per il sociale, sempre con l'aiuto delle istituzioni. Ecco, insomma, questo è quello che finora abbiamo fatto e speriamo di poterlo continuare in modo, diciamo, sempre con umiltà. Grazie. Fare le cose con grande umiltà, ma credo che il dottor Alessio Iannucci è più umile di quanto di qualsiasi altra cosa, è una grandissima persona. E quindi noi veniamo a sapere che in realtà aiutare il prossimo lo fa dal 99. Sì, esattamente, nel momento in cui abbiamo aperto anche un'altra associazione, la One Rising, che si occupa prevalentemente di assistenza attraverso il banco alimentare. Grazie Alessio e un applauso ancora. Io ringrazio perché sono presidente del Banco Alimentare del Lazio di Roma con il signor Contini e la ringrazio particolarmente con una promessa di poter fare rete non soltanto, cioè collegando un po' tutti i banchi alimentari che sono un attimo in soppressione, perché la comunità europea ne stanzia sempre di meno. E noi facciamo molta fatica, cioè abbiamo 10 operatori in tutto il Lazio e provincia e mentre lei parlava ho detto un altro piccolo operaio della vita del Signore, quale sono anch'io. Complimenti dottore, la pergamena come attestato di merito e un premio di solidarietà. Grazie anche a lei per quello che fa. Grazie e complimenti a tutti e due. Grazie ancora, perché se non fossero per loro i sorrisi non ci sarebbero, sarebbero sempre più meno sorrisi più spenti e quindi grazie a loro si continua con l'amore, con la solidarietà e soprattutto con il valore dell'umanità. Invito qui accanto a me Gisella Lopez Montilla, cantautrice e scrittrice. La sua musica, il suo canto dà serenità, gioia e allegria, conseguenza di una vita vissuta per far bene. Un applauso a lei. Quindi, come dicevo, per far sorridere il prossimo, perché lei ha incontrato qualche tristezza della vita e ciò l'hanno fatta diventare quella che è oggi, una persona sempre pronta ad aiutare.
aiutare anche gli altri concretamente. Lascio a te la parola e raccontaci un po' di più di te. Sì, grazie. Innanzitutto io sono assistente sociale, ho lavorato per 8 anni al reparto oncologia del Bambin Gesù. Tante persone mi chiedevano come fai a lavorare in un reparto così triste, dicevano. In realtà ho imparato tantissimo io dei bambini. I nostri problemi sono piccoli davanti ai problemi dei bambini, ma loro sono coscienti. E quando diventiamo coscienti è quando iniziamo a soffrire. Questi bambini mi hanno dato la possibilità di portare avanti ancora l'amore, il volontariato e di portare avanti sempre quel sorriso, perché loro non si lamentano mai. Mi dicevano semplicemente: non voglio questi capelli perché mi danno fastidio quando sto mangiando. Le bambine, le femminucce, si mettevano sempre l'aceto o il sentiglio, mi dicevano delle cose meravigliose, ma hanno un brillo negli occhi fantastico. Perciò fare volontariato soprattutto con i bambini è una cosa bellissima, perché siamo stati tutti quanti bambini, inconsciente. E se uno cadeva per terra, se faceva male, uno si alzava e continuava la vita. E così dobbiamo fare ancora quando siamo grandi. Cadiamo per terra, se facciamo male, però andiamo avanti. Grazie mille. Grazie. Grazie. Da assistente sociale italiana a assistente sociale spagnola, l'attestato di merito è il premio di solidarietà 2023 per te, con sempre tanto coraggio e tanta voglia di agire in cambiamento. Muchas gracias para todo. Grazie. Grazie Gisella López Montilla. Un applauso ancora per questa bellissima e grandissima artista, come anche tutti gli altri artisti. E ora un saluto all'onorevole Giovanna Miele, che oggi purtroppo non poteva esserci qui, anche lei premiata, e non solo, perché ha messo davanti a tutto l'impegno per il suo territorio, in particolare a Latina e in tutti i campi. Ma non solo, si parte per il sostegno alle famiglie più bisognose attraverso aiuti concreti e detassando i beni di prima necessità. E poi ha messo tra le priorità la cultura per la crescita sociale del paese. Un applauso a Giovanna Miele. Ritira il premio la dottoressa Berti, anzi il presidente del premio. E mi ha chiesto di maledire Salvini e Durigon, che l'hanno trattenuta perché ancora non chiudono le liste per Fiumicino e per Latina, e quindi stanno litigando a chi devono candidare. E quindi Salvini prima mi ha chiamato e mi ha detto: non te la mando, perché dobbiamo chiudere le liste, siccome lei è coordinatrice a Latina e non può venire, purtroppo non può venire. Gli dirò io il premio domani, io lo soverò in testa, perché domani la vedo a Latina. Io sono lì per essere bene. Grazie, un applauso ancora all'onorevole Giovanna Miele. E ora invito qui un'altra bravissima artista, Tasha Rodriguez. A lei il palco. Cosa ci hai preparato oggi? Che ho preparato? Tanto buonasera a tutti, grazie di essere qua. Posso dire una cosa? Ok. Per tutte queste testimonianze dell'ambasciatore e di tutti i presenti del sistema sociale, io cosa posso dire? Che per le vostre testimonianze, forse anche per la mia, per quel 0,1% che io faccio,
nel sociale, nella musica e come artista africana, internazionale, forse magari di problemi ne abbiamo passato, no? Ma in confronto a tanti altri, oltretutto c'è anche la discriminazione razziale, giusto? Ma questo è un tema che poi supera un po' tutti quanti, no? Ma solo per le vostre testimonianze, cari signori, vale la pena di vivere questa vita. E io faccio un applauso a voi, perché è veramente impegnativo, è difficile fare il sociale, attivismo sociale, attivismo culturale, qualsiasi matrice sia, è difficilissimo, perché dall'altra parte c'è anche chi non accetta, chi non lo fa, chi non vuole e chi disturba e non aiuta. Perciò insomma, grazie a tutti voi per il vostro impegno nel sociale, che non è una cosa semplice. Però mi hai chiesto cosa faccio? Sì. Nella vita? Oggi ci canta oggi, a parte che non la lasceremo andare, e dopo scopriremo qualcosa di più. Cosa canto? Io insomma sono una musicista, una cantatrice, ma mi è stato dato il nome come l'erede di Emilia Magheva per la somiglianza che abbiamo nell'attivismo sociale, musicale, culturale. Essendo africani, insomma, noi facciamo la guerra, la battaglia con la musica. Non abbiamo bisogno di armi, di pistole, perché ogni voce si alza per coloro che non ce l'hanno. E noi con la musica facciamo rumori per far sentire che ci siamo. Non vogliamo la guerra, non vogliamo il razzismo, non vogliamo la discriminazione, non vogliamo il femminicidio e non vogliamo tante altre cose. Perciò la nostra unica arma che abbiamo is the voice, music and dancing. E oggi faccio Batuquero, che è un singolo che è uscito l'estate scorsa, che proprio il testo dice: la vita è musica, la vita è bella, va vissuta, va ballata, e questo ritmo qua, insomma, vi invito a ballarlo. Batuquero dance. A voi Tasha Rodriguez con The Voice of the Music, la musica che unisce tutti i popoli. Stop it, and it's not a key to enter one.
Libertà Donne Africane, un'artista straordinaria che si batte anche per il riscatto e il rispetto della libertà delle donne africane. Un applauso a Tasha Rodriguez. Grazie. E che ora lei ci racconterà meglio su di lei, sulla grandissima persona che è. Grazie. Ma insomma, che dire, io insomma, come vi ho già detto, sono Tasha, faccio musica e grazie a Dio, insomma, sono anche figlia di diplomatici. Siamo in Italia proprio per motivi diplomatici tanti anni fa, ci sono rimasta, sono cresciuta, ho fatto attivismo, ho fatto politica, faccio musica, insomma io mi ritengo di essere una cittadina del mondo. Essendo cittadina del mondo si vede e si sentono tante problematiche che io penso ognuno di noi nella vita si deve responsabilizzare per il prossimo, e perché è facile comunque fare le differenze, è facile, diciamo, mandare via chi non ce l'ha, chi non ha come stavo dicendo prima, e tante persone che tanti non hanno neanche come prendere un caffè, quando noi a volte spendiamo 10 euro in cose che non diamo neanche importanza, ma a volte per dare un euro a qualcuno che te lo chiede in quel momento facciamo dei problemi. Allora penso che dobbiamo cominciare un attimino a pensare, avere una coscienza, perché un euro fa la differenza, un sorriso fa la differenza, un abbraccio fa la differenza, un sorriso fa la differenza, una canzone fa la differenza, come ha detto il Signore, che mi ha emozionato tantissimo, grazie della sua testimonianza, perché è bellissima, è un bellissimo testimone, gli fa onore. E solo il fatto di tenere la catenina comunque per ricordare una persona che non c'è più è una cosa fantastica, non vissuto ne sto vivendo perché è successo in un passato, diciamo, presentissimo. Perciò insomma, e tante volte noi non calcoliamo che ognuno di noi qua, nonostante tutto, ognuno ha le sue problematiche, i suoi problemi, sofferenze, magari che nessuno neanche lo sa, però tante volte ci mettiamo da parte i nostri problemi per tendere una mano al prossimo. E penso che la vita deve essere questa, e per questo ne vale la pena vivere e lottare. Grazie. Una domanda, Tasha. Secondo te, attraverso la musica, si è abbastanza forti per combattere e per sollevarsi? Soprattutto perché la musica è energia, la musica è forza, la musica parla da sé, perché se la musica dovesse dire oh, chi sei? La musica direbbe solo musica. La musica non ha un paese, non ha confini, non ha bandiere, non ha colori, la musica. Perché la musica è vita e la vita è musica, è scienza. Giustamente, infatti non per niente si fa terapia musicale, quindi quando sono malati. E ci allegriamo quando sentiamo una musica. E guarda, è magia, la musica è magia. Io penso che Dio ha fatto qualche cosa di extraordinary, che la musica, la voce, gli strumenti, ognuno di noi poi si esprime in una maniera, col canto, con la danza, con la lirica, con insomma, basta che la voce si alza per comunicare, per dire che sono vivo, sono musica. Questo insomma è. E la musica fa tanto, perché attraverso la musica si sono fatte grandi rivoluzioni, no? Dagli anni 60, anni 70, i Woodstock, i famosi scrittori, poeti, Bob Dylan, Emilio Makeba, insomma tutti hanno cantato per salvare le vite, per salvare il mondo, per salvare il mondo. Aretha Franklin e tanti altri, Otis Israele, tutti hanno lottato, e attraverso la musica hanno parlato, hanno dato il loro dissenso, consenso, e hanno fatto le loro battaglie, hanno avuto le loro vittorie, perché la musica a volte ha parlato più alto anche di loro stessi, come la musica in questo caso per me parla la musica, io sono solo un strumento per farla. Grazie, Tasha Rodriguez. Grazie ancora, Tasha. E ora è il momento, appunto, come parlavamo prima, la musica con il grande maestro Guido Planeta. Due brani di Baglioni, Avrai e Mille
Grazie, un applauso ancora al maestro Guido Panetta, che è musicista da sempre, con una scuola di canto e musica sempre aperta a giovani che vogliono esprimersi in questo campo e che magari hanno poca possibilità. Guido Panetta c'è. Sì, questa è la scuola che abbiamo fondato da 115 anni, che abbiamo arrivato dalla nostra famiglia, e ci sono scuole che partono da, ci sono insegnanti di, come si dice, diciamo, iscritti al conservatorio, grandi professionisti, abbiamo 3-4 strutture dentro in cui puoi farlo registrare. Per la zona in cui stiamo, lì a zona di Monte Spargiato, è una bella scuola, diciamo, stiamo dando parecchi risultati. Un'accademia di qualità dove sì, tutti i giovani si possono iscrivere e esibire, diciamo, parte proprio la musica, parte da lì, parte dal bambino che ha 6 anni, 7 anni, fino alla persona di 70, 90 anni, anche abbiamo anche un allievo di 90 e anni. Non solo, tutto l'amore per la musica, tanto che ha anche a questa accademia, ma non solo, ci vuoi raccontare cosa hai costruito tutto dietro a questo mondo della musica? Ci sarebbe una settimana. Qualcosa sappiamo, ma... Da questo, ma io nasco come, diciamo, musicista dall'età di 20 anni fino adesso, diciamo. A me mi è suonato davanti a 3.000-4.000 persone, però, diciamo, mi emoziona pure di più stare qui davanti a voi, riesco a parlare, questo mi emoziona molto. Allora, lo dico io, ho fatto finta che non sapevo. Ah, non sapevo, però io lo so, non solo le grandi cose che hai fatto, ma non solo, ha aperto anche le trasmissioni TV, quindi nell'accademia. Abbiamo anche una radio, che non dimenticavo, fatto con il dottor Ruggero, sì, il dottor Giornale Ruggero, abbiamo una radio privata che si chiama? Come si chiama? Guido Planeta. No, si chiama Planeta, come si chiama maestro? Si chiama? Ah, ecco. Sì, Radio Planeta Factory. E non so, e abbiamo poi creato anche l'alveare sociale. Con la dottoressa, bravo, bravissima, stiamo facendo molto pubblicità, grazie. Però fatto perché la prossima settimana, una volta alla settimana sul Canale Italia, andrà questo programma pilota che dà la voce ai più deboli, che si chiama Sociale e Fenomeni di Mezzo, la Triade Sociale, un programma ideato con il grande maestro Gennaro Ruggero, vice regia e vicepresidente nonché amica e presidente dell'area cultura Angelica Ordana Antonio, ma soprattutto l'accoglienza di Sara e Guido Planeta che ci hanno accolto nella registrazione di queste 17-18 puntate. È stato molto divertente. Ma io vorrei, se mi permetta, questo premio è molto onorato di Guido Planeta, però dato che questa struttura, una struttura familiare, io lo vorrei condividere con sua moglie Sara, prego Sara. Lo vorrei condividere con Sara questo bellissimo premio che ci date. Prego Sara. Grazie Sara, puoi venire, certamente sì. Prego Sara, prima volevo ringraziare ed è un onore per me premiare Sara e Guido Planeta. Prego, grazie. Di poter continuare a darvi voce. Grazie a tutti, grazie Sara, ma soprattutto a noi due, noi uno. Grazie. Allora, c'è Maestro. Questo, prego Maestro. Pronto? Ecco, ecco. Allora, c'è il presidente e preside di facoltà dell'Università Popolare San Camillo, tra l'altro che abbiamo già conosciuto prima, della Fondazione San Camillo, anche dell'Università Popolare San Camillo, che vuole venire un attimo qua, vero? Mi ha detto che deve dare una cosa, non so. Ecco qui. Prego. C'è tutto a casa. Sì. Allora, l'Università Popolare San Camillo
Il Consiglio di Facoltà, visti gli attestati degli studi conseguiti e portata all'attività professionale nel campo degli studi letterari, ha il piacere di conferire alla dottoressa Angelica Loredana Anton il dottorato honoris causa in letteratura comparata. Grazie, complimenti a voi, veramente ora sono dalla parte che si emoziona e questo merito lo dedico all'area cultura e per la letteratura, specialmente a letteratura e i libri che si devono leggere e che la letteratura non deve morire mai, perché sapere è molto importante per la nostra comunità. Il sapere ci ha portato alla scienza, ci ha portato a scoprire tante cose, la medicina, e quindi un applauso alla medicina, alla scienza e a tutti voi. Grazie. Grazie. Un applauso al dottor Alessio Iannucci. Grazie, un applauso ancora. Le bellissime sorprese non mancano mai. E adesso invito qui l'avvocato Rosaria Salamone, avvocato diritto di famiglia e minori. Una donna impegnata per il diritto di famiglia, difesa dei minori a prescindere dalla sua professione, perché sente dentro il dovere di difendere la giustizia. Sembra che si voglia disgregare la famiglia, e quindi avvocato, cosa ne pensa di tutto questo progetto, di tutti gli altri sistemi che vogliono praticamente come se eliminare la famiglia, il concetto dell'amore e soprattutto la natura, che non è altro uomo e donna, da qui nasce un bambino, quindi non si può annullare la scienza. Quindi cosa ne pensa di tutto questo? Allora, intanto buonasera a tutti, grazie a voi per avermi onorata di questo premio, grazie al Presidente Antonella Abbetti, al Dottor Gennaro Ruggero. Cosa penso di questo progetto? È che è un progetto, lasciatemi dire, diabolico, perché vogliono, diciamo, sostituirsi a Dio, e questo è impossibile, perché il creatore del cielo e della terra ha fatto l'uomo e la donna perché mettessero al mondo, generassero, no? Il Signore ha dato un comandamento: unitevi e moltiplicatevi. E se qualcuno poi non può moltiplicarsi, c'è l'istituto della sana adozione, no? Rubare bambini dalle sane famiglie per darli nel libero commercio. Ma tutto, se fatto con amore, sicuramente è lodevole, no? Perché chi muove il mondo è l'amore. E come tu hai detto, e che devo essere sincera, mi stupisce pure che mi hai presentato come un avvocato che sente il dovere della giustizia. Confermo che anche la solidarietà è un dovere, non è un moto dell'animo, una sensazione, neanche perché siamo buoni, bravi e belli, perché si ci cresce anche con questa educazione. Io vengo da una famiglia molto numerosa, noi siamo 10 fratelli e sono l'ultima di una famiglia di 10 fratelli. E mia madre ci ha cresciuto con grande orgoglio, con grande dignità, e devo anche dire che siamo stati fortunati, perché dal punto di vista economico non abbiamo mai avuto problemi. Ma non è stato questo il motivo per cui siamo cresciuti con il valore della solidarietà. Io mi ricordo che quando ci fu il terremoto del Napoli, mia mamma e mio papà volevano adottare altri due bambini. Oppure quando noi tutti ci incontriamo in famiglia, la mia mamma pensa alla vicina di casa che è sola, all'altra che magari non ha da mangiare, quindi preparava sempre qualcosa in più per distribuirlo ai vicini, e Dio li ha sempre grandemente benedetti. Questo per dire che noi, chiaramente io sono in primis, sono cresciuta con la cultura della solidarietà, della condivisione, dell'inclusione, cioè. Quindi questo è il motivo per il quale oggi credo che siamo tutti uniti con un unico comune denominatore, che è quello, l'amore per il prossimo, che non ha colore, non ha razza, non ha pregiudizi, e quindi l'amore muove il mondo. Grazie, grazie a voi. Grazie, così. Io ho voluto la sua candidatura perché comunque
è un avvocato, passatemi il termine, abbastanza con gli attributi, che legge le carte e soprattutto che cerca di aiutare le famiglie, quindi riceve il premio solidarietà con l'attestato di merito, con la promessa che continueremo sempre a proteggere le famiglie, perché si deve investire sulla e nella famiglia. Leviamo i soldi alle mafie dentro le case famiglie. Questo deve essere l'obiettivo principale per il quale io ho scritto io la tua candidatura per questo. Voi fate la differenza, noi siamo i vostri strumenti, non ve lo dimenticate mai. Complimenti, avvocato Salamone. La loro grandezza e al loro impegno che lo fanno giorno di giorno. Adesso invito qui la dottoressa Sara Spolettini, sociologa e presidente dell'associazione Chiaramente, e non solo, anche una carissima amica e giurata di Area Cultura nei concorsi di poesia che fa Area Cultura. Quindi un applauso a Sara Spolettini. Ha fatto delle grandi battaglie dei diritti civili anche attraverso la politica, una ragione importante della sua vita. È impegnata contro la violenza sulle donne e partecipando a numerose iniziative socioculturali, ed è così, lo posso testimoniare qui davanti a voi, che Sara Spolettini da un po' di anni che collabora con Area Cultura per la cultura come giurata e in tantissimi progetti con noi. Quindi a te la parola, dottoressa, e mi dica quanto è importante questo, svolgere tutto questo. In realtà io davanti a voi mi sento piccola, perché fate tutte grandi cose e quello che faccio con il cuore per me è quasi spontaneo, è quasi un richiamo, un dovere per me. Mi occupo di sociale, mi occupo di cultura. Cultura e sociale molto spesso vorrebbero dividerli, ma non c'è sociale senza cultura. Ho sempre pensato che sapere fosse potere. E faccio sociale con i ragazzi, qui spesso si è parlato di minori, e in collaborazione con le istituzioni, con le scuole e comune che ci ospitano a fare eventi appunto per ragazzi e parlare di tematiche a loro vicine. E ci occupiamo di alimentazione, quindi disturbi alimentari, bullismo, cyberbullismo e non solo, ci occupiamo anche di diffondere la cultura dei diritti umani. Lo facciamo scendendo dalle cattedre molto spesso, stando in mezzo a loro, parlando il loro linguaggio, e devo dire che loro si sentono capiti, accolti, perché hanno bisogno queste diciamo generazioni apparentemente così spavalde, così forti, sono enormemente fragili, e quando gli si viene incontro, gli si dà la mano, loro si aggrappano a questa mano, e questo lo facciamo con amore, lo facciamo, insomma, siamo tutti professionisti del nostro settore che parlano appunto un linguaggio semplice, e lo facciamo per, diciamo, seminare un po' non solo di cultura ma di quella sicurezza che serve ad un adolescente per essere una persona migliore e per superare quei problemi che magari noi da grandi pensiamo che dai subito, invece loro soffrono molto per delle cose che magari riguardano il loro mondo e il loro percorso di crescita, e questo penso che sia doveroso da educatore, da genitore, da politico, da essere vivente, punto. Grazie Angelica per tutto quello che tu fai per me e per quello che tu fai per gli altri. Grazie anche a Gennaro, e sono molto emozionata, grazie. Grazie a te, grazie a tutto che le tue parole hanno spiegato tutto ciò, e non serve che diga l'altro. Infatti anche io come
qualità di presidente con Area Cultura, il mio motto è sempre quello, soprattutto sulla letteratura e sul libro, perché oltre ai problemi sociali sostengo molto che bisogna sapere, quindi sottolineato, perché sostenere molto la lettura di un libro? Perché se non leggi non sai, quindi si divide, più non leggi più rimani ignorante, cioè che non sai, e quindi cosa succede se tu sai? Perché puoi protestare, perché puoi dividere, perché puoi fare tante cose, ed ecco perché la cultura è molto importante anche nel sociale, perché se manca il concetto di cultura, cioè lo sviluppo dei concetti, allora succede tutto questo casino. E quindi adesso passo la parola anche alla dottoressa Betti. Allora, io vi dico semplicemente una cosa: la cultura rende liberi, sempre. Si combatte la mafia con la cultura, si combattono i soprusi e si combatte il sistema. Quindi ecco per quale motivo io come presidente dell'ELBO ho ardentemente voluto, e il mio voto è valso doppio, per avere questa splendida donna che è Angelica Loredana Anton, perché credo che il ponte per liberare le famiglie che vi posso garantire hanno un ceto sociale medio-basso è proprio la cultura. Quindi sono onorata di dare il premio a te e spero che farai anche nuove battaglie anche con l'ELBO, combatti con me e Angelica che è e resta la più grande pioniera in tutte queste cose. È un onore per me averla accanto. Grazie a voi, un applauso ancora a questi due bellissimi. Io non lo so più che dire, ma posso dire solamente che ho un'età giovanile, anche se io ho sostenuto molto e provengo da una cultura, da un paese più, non diciamo arretrato, ma più indietro per tante guerre che ha avuto, e questo paese è la Romania, però sono grata perché questo paese comunque mi ha fatto sognare, e soprattutto come cultura fondamentale per noi è questo, studiare o lavorare. E quindi oggi, 2023, quindi la cultura del lavoro manca, e quindi la più importante cosa è anche studiare, perché senza studiare non si può sapere nemmeno parlare, nemmeno scrivere e nemmeno tante altre cose. E quindi io do i miei complimenti a tutti voi, anche perché non so ancora tante cose, quindi fino a che morirò dovrò imparare tante tante altre cose. Grazie a voi per questa bella opportunità. Fare monete, io devo fare i complimenti a te, ve lo dico pubblicamente, perché un solo operatore non fa la differenza, dobbiamo essere tutti quanti una catena umana, e forse è il primo esperimento, no, unire culture e sociale, però veramente mi sento in tutta coscienza, e parlo anche a nome delle altre persone che lavorano in tutta Italia, a dare modo ormai, perché c'è la fine pandemia, ancora pandemia, non si è capito che cos'è, e ti dico semplicemente che siamo onorati, perché noi ci stiamo affacciando al mondo della cultura e tu ti stai affacciando nel mondo del sociale, ma quella di oggi è una platea sentita e vuol dire che l'obiettivo è raggiunto. Complimenti alla vicepresidente nonché presidente dell'area cultura Angelica Loredana Anton, mi fa un piacere di avere al mio fianco sempre la tutela di questo tempo, sei e resta un grande. Grazie, quella grande sei tu, anche perché è una donna coraggiosa, e non tutti abbiamo questa forza, no? Quindi un applauso alla dottoressa Betti. E abbiamo un altro premiato, il professor Giulio Tarro, medico virologo, e ritira il premio dottor Giuseppe Marcenga. Oggi purtroppo non poteva venire, ed ecco l'impegno per la difesa del malato, della verità nel campo della medicina e del suo impegno in fondazioni e associazioni per la ricerca medico-scientifica. Famo di Giulio Tarro,
meritevole di ogni riconoscimento sociale e scientifico. Giulio Tarro. Sì, Giulio Tarro, per motivi di salute non è potuto venire, mi ha incaricato di ritirarlo. Ringrazia anzitutto per la gentile presenza e soprattutto anche per tutte le storie che avete raccontato, perché io difendo e porto avanti la cultura, ma la cultura senza solidarietà è una cosa sterile. Si parla di cultura con la C maiuscola, diritti e doveri, ma fondamentalmente tutto va ricordato sempre nel campo dell'etica. Bisogna comunque fare del bene, non in senso generale, ma avere la coscienza giusta. E credo che voi la vostra associazione lo fate, perché lo fate anche in maniera disinteressata. Questa è una cosa che non è facile trovare nel mondo dello spettacolo, però per voi io penso che si possa dire. Complimenti. Grazie a lei, dottore. Grazie, Giulio Tarro. E adesso siamo giunti alla nostra premiazione, anche se in realtà avevamo un altro premiato, il presidente della nazionale pugilistica, che purtroppo non ci ha potuto raggiungere in sala perché ha avuto un imprevisto dispiacevole. Per cui passiamo ai nostri ringraziamenti. Gli attestati di riconoscimento per il loro impegno per la solidarietà. Invito qui accanto a me l'insegnante scuola dell'infanzia Tiziana Calzolari. Facciamo un applauso a questa insegnante. Allora, Tiziana Calzolari è un'insegnante della scuola materna, scuola dell'infanzia, perdonami, e riceve. Buonasera a tutti. L'abbiamo voluta perché durante la registrazione della trasmissione che abbiamo spoilerato con la mia amica Angelica, ci ha fatto commuovere con il suo progetto dell'orto sociale, della cura della pianta, insomma, per far capire a livello di didattica come istruire, diciamo, i bambini piccoli. Ci ha fatto commuovere un po' tutti e quindi è venuta a voce di popolo per tutti di darti questo attestato di premio, di merito, perché anche nelle piccole scuole, con tutto quello che ne consegue, riesce a fare la differenza. Tiziana Calzolari. Grazie a tutti. Piccolo, questo è il nostro aiuto. Grazie, dottoressa.
operato, visto che la violenza non ha voce e non ha colore. Complimenti per il suo operato all'attestato di merito. Grazie mille. Grazie, dottoressa Tiagni Cion. E ora dottor Giovanni De Figli, giornalista, coordinatore nazionale IC Istituto per la Cultura Italiana. Un applauso. Per carità, sono molto contento di essere qui a ricevere questo attestato. Siamo molto impegnati nel sociale anche con la professione giornalista, cerco di cogliere gli aspetti più reconditi delle situazioni attuali che viviamo, cerco, come diceva lei, la conoscenza e il potere. Quindi siamo un giornale indipendente che cerca appunto di portare alla luce. Sì, volentieri, noi siamo completamente indipendenti e infatti ci considerano un po' la mina vagante del panorama, proprio per quello che ha detto prima. Un piacere, grazie. Grazie, prego. Grazie, dottor Giovanni De Figli. E ora siamo giunti quasi alla fine della premiazione, ma non prima di ringraziare l'Accademia d'Arte Salinaria per averci ospitato, e non solo al dottor Giuseppe Marcecca, che chiamo qui vicino a me. C'è nella sala? Cardiologo, segretario generale dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria. Un applauso al dottore. Adesso, mentre il presidente lo trova, quindi rinnoviamo i nostri ringraziamenti con tutti i patrocini al nostro presidente Gennaro Ruggero, per il CICS, alla dottoressa Antonella Berti per la collaborazione per tutto ciò che fa, e non solo, grazie a Luigi Nocco, fotografo, che anche lui è il nostro collaboratore in tantissimi eventi, e grazie a tutti gli artisti che hanno omaggiato questa sala, questo bellissimo evento. E è arrivato. Ecco, adesso sì che arriva. Un applauso. Dottor Giuseppe Marcecca. Grazie. Le ultime sue parole, che sono preziose. Ma cosa dire? Abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di fare del bene. Poi tutte queste cose dobbiamo metterle in pratica. E mettendole in pratica magari si commette qualche errore, no? Se lo si fa in buona fede, tutto è permesso. Quello che non è permesso è concesso è la mala fede. Però io credo che qui siamo tutti in buona fede. E quindi, come tale, sono io a farvi un applauso, poi a congratularvi. Grazie. Ora una cosa, io penso che avete le mani spellate, tante battute di mano avete fatto, veramente non bastano completamente in qualche giornata la situazione, però avete una bella resistenza. Grazie. Grazie a te, dottor Giuseppe Marcecca. Grazie, un applauso ancora a tutti gli artisti, e poi anche un riconoscimento di ringraziamento alla dottoressa Maria Letizia Proia, psicologa e psicoterapeuta, e un'altra persona.
purtroppo oggi non ci ha raggiunti, ma un saluto a lei. Un applauso! Sì, e ora chiudiamo la nostra meravigliosa premiazione, ma non solo, vi voglio deliziarvi con Sabrina Cardello, soprano, e maestro Nicola Franco con il brano Bambino Caro di Puccini. Alla prossima! Non solo, dopo che ci delizia Sabrina, e vi invito a prendere un aperitivo offerto